Voi, ah! Papà, scusa, siccome sto a fine mese e ho dovuto comprare dei libri di diritto. Insomma, ho bisogno di 1000 lire. 1000 lire? E che ci devi fare? No, siccome fa fuoco rollo, va a bar con la 500, voglio approfittare per consultare un collega d'università. E andare a vedere la rivista, eh? Ma no, che c'entra? Eh già, perché non lo sentite? E tutti i giorni che sbavano per andare a vedere le ballerine, i tuoi amici per il paese. Il tuo Francesco, quel fallito, il figlio di un contadino, l'amico del tuo cuore. Uè, tu fa succedere pazze! Da 1000 lire per andare delle cosce delle ballerine. Non c'è la bambina. Ma come? Tieni la faccia in una cena delle 1000 lire. Quanti esami dai quest'anno? Quelli che potrò, ho dovuto lavorare. Sono andato a scuola, sì o no? Un fesso così. Lo è. Tu tieni poca voglia e poi sei pure fesso. E beh. Ma guardate che disgrazia. E cerca soldi. E me chi me li dà? Ma tu capisci quello che ci vuole per farmi studiare a te e quegli altri? Mille lire. Io non so cosa devo fare. Ma tu li dovresti dare i soldi qua a casa. 25 anni tieni e non sei stato capace nemmeno di laurearti né di prenderti moglie. 1000 lire. Ma vergogna ti va. E c'è bisogno di alzare la voce. Di no e basta quando la fai lunga. Costi 4 scapestrati. Sembro un circolo a giocare e a passeggiare innanzi andrete. E perché tu che fai? Come ti permetto, Mariolo, cretino e stupido. A tuo padre. La serpa mi sono cresciuto in seno. Dopo tutto quello che ho fatto per la famiglia. Mi si rivolta contro questo cretino. Ecco la bugia poi, bugiardo, per l'università. Mi hai preso per scemo, mi hai preso. Ma vergognati, non hai dignità. 1000 lire. Eh sì, tanto lo sapevi che non me le dava. Non te li do, no, questo non ti discute neanche. Ma è l'insulto, l'offesa, la mancanza di dignità di venirmeli a chiedere. Ma vergognati, sfruttatore, mangiapane, bugiardo e ladro. Io non ci posso pensare. Ma meglio che me ne vado, se no mi fanno commettere sciocchezze.